Bene amici di HD Blog, ecco arrivata finalmente la Smart Band Talk di Sony. L'aspettavamo da Berlino. Più Smart Talk rispetto a Band perché più funzioni dedicate alla notifica rispetto alle funzioni dedicate al fitness. Punto debole, la batteria. Eh sì, l'ho attesa a lungo questa Smart Band Talk di Sony, l'avevamo scoperta a Berlino, poi l'avevo usacchiata qua e là, ma non aveva ancora il firmware definitivo. Adesso, uscito il firmware definitivo, eccoci qua, dopo aver approvata per tutte le vacanze di Natale, a recensirla. In confezione abbiamo un cavetto USB, micro USB, serve per caricarlo, e la manualistica. 24 grammi di peso, è veramente molto molto leggera. Cinturino intercambiabile disponibile sia bianca che nera la Smart Band, quindi corpo più cinturino. Invece i cinturini sono disponibili anche in altri colori, facile intercambiarli. Qua la parte gommata, il tappo gommato che copre la micro USB per la ricarica standard, quindi facile aprire un caricatore. Tra l'altro carica veramente in poco tempo, in una quarantina di minuti la Smart Band è carica. Effettivamente è una batteria anche molto piccola, 70 mAh, per una autonomia reale che sfiora i 3 giorni. Purtroppo non è il suo punto forte quello dell'autonomia, punto forte invece che nel display, perché è un e-ink, quindi inchiostro elettronico, e si vede in ogni condizione di luce. Purtroppo non c'è una retroilluminazione, quindi quando la luce non c'è non si vede, ma basta una flebile luce, un flebile lumicino per andare a leggere. Con questo pulsante si passa di funzione in funzione. Con i pulsanti qua più e meno si alza e si abbassa il volume di cosa? Prima di tutto della Smart Band, perché può fare notifiche anche sonore, visto che è dotata di altoparlante, si può mettere in vibrazione oppure si può silenziare completamente in modo che le notifiche si possano solamente vedere e non disturbino. Tendenzialmente io la tengo in vibrazione anche perché è una vibrazione abbastanza potente e si sente sempre, non si rischia di perdere né chiamate né notifiche. Display da 1,4 pollici di diagonale, 296x128 pixel, ben definito. IP68 impermeabile 1,5 m, ma andiamo a vedere come funziona in accompagnamento con l'applicazione Android. Funziona su tutti gli Android con KitKat e con Bluetooth 4.0. Praticamente bisogna scaricare due applicazioni. La prima è l'applicazione Smart Band Talk, che consente l'abbinamento anche via NFC, e poi la gestione della band, e poi bisogna scaricare LifeLog, che è quell'applicazione di Sony che consente di registrare non solo l'attività fisica, ma tutto quello che facciamo col nostro smartphone, e a volte può tornare decisamente utile. Ma andiamo, facciamo un passo alla volta, andiamo prima a vedere come funziona. Schermata iniziale, vediamo la band connessa e la percentuale di batteria, tra l'altro connessione molto molto stabile. Possibilità di sveglia intelligente. Praticamente capisce il ciclo del sonno, quando abbiamo un sonno leggero ci sveglia nel momento in cui è meno fastidioso svegliarci. Secondo me è una funzione più di suggestione, più un palliativo che una funzione realmente utile. Comunque sveglia che funziona bene, perché con la vibrazione ci si sveglia molto meglio che con la suoneria. Possiamo not far notificare all'applicazione, al telefono, allo smart band, scusate, tutte le applicazioni che vogliamo. Possiamo aggiungere praticamente qualsiasi applicazione, quindi tutte le notifiche arrivano alla nostra smart band. Si possono leggere le notifiche, però non si può rispondere. Anche le chiamate in arrivo, invece le chiamate in arrivo si può rispondere, si può mettere giù, si può silenziare il telefono, poi si può decidere l'orientamento del testo, braccio destro, braccio sinistro, e si può definire il colore del display in base magari anche al colore della band che abbiamo. Questo è bianco, ma secondo me con la band nera sta meglio uno sfondo completamente nero. Spendo due parole per le notifiche, perché a parte il fatto di non poter rispondere, quando arrivano più notifiche dalla stessa applicazione non riusciamo a leggere
tutta la notifica, tutto il testo, per esempio penso a WhatsApp, ma riusciamo a leggere solamente il mittente, poi dobbiamo per forza venire sul telefono per leggere tutte le varie notifiche. Da questa schermata si gestiscono invece le applicazioni che possiamo installare sulla band, perché è una smart band, quindi possiamo andare a installare applicazioni. Massimo, io ho raggiunto il massimo delle applicazioni installabili, vi faccio vedere quali sono, poi vi faccio vedere le altre. Il dettaglio dell'attività, voice control. Allora, la band è dotata di questa funzionalità. Se vado qua, sentite. Come posso aiutarti? Che ore sono? Purtroppo questo è quello che capita molto, anzi direi troppo spesso. Praticamente comandi vocali inutili perché non capisce quasi mai nulla, e allora questa è una delle applicazioni che andiamo a eliminare per poter far spazio alle altre applicazioni. Non è il fatto che lo sto provando sul telefono non Sony, perché ho provato anche su telefoni Sony e il risultato è praticamente il medesimo. Smart Control ci consente di controllare direttamente dalla band una di queste funzioni. Io ho deciso di far controllare lo switch dell'audio, quindi mettere il telefono in vibrazione, in silenzioso oppure in suoneria. L'ok si dà dando un piccolo tap, non è touchscreen lo schermo, ma la band sente il movimento del tap, così si cerca il telefono, sentite? Il telefono suona, così c'è il meteo, in questo caso di Milano, poi posso vedere anche i giorni successivi. Se clicco posso chiamare un solo contatto preferito, quindi non si possono mettere più contatti, solo uno. Così invece posso aggiungere una nota vocale direttamente su Evernote, questa è una funzione veramente comoda. E così invece posso aprire la fotocamera e scattare una foto da remoto, ho scattato direttamente dalla band, vedete, mi dice anche che lo scatto è andato a buon fine. Su questa schermata vedo passi, quanto ho camminato, quanto ho corso, quanto ho dormito, percentuale di batteria, e in questo menu vedete a che ora è puntata la sveglia. Questo è quello che si può fare dalla smart band. Possiamo aggiungere applicazioni, si va qua su aggiungi applicazioni. Calendario è l'ultima applicazione che io non ho installato, per il resto mi sembra di aver installato tutto. Si possono aggiungere applicazioni andando sullo store, magari adesso andiamo a cancellarne una, voice note, andiamo ad aggiungere applicazioni, ottieni altre applicazioni, vedete, si possono andare a cercare sullo store altre applicazioni, ci sono anche delle watch face dedicate, insomma la comunità di sviluppatori sta comunque producendo delle applicazioni interessanti, per esempio questa qua, Clocky, ha la possibilità di personalizzare le watch face ed è veramente molto carina. Pro e contro di questa smart band. Allora, il primo pro è un pro molto grande, perché ha la possibilità di essere usata come viva voce. Adesso vi faccio sentire come si sente, alziamo il volume, lo alziamo anche qua. Posso silenziare l'audio, posso abbassare la cornetta con questo pulsante. Allora, il via voce non è potentissimo, e cosa consente di fare? Consente di rispondere a mani libere quando stiamo magari scrivendo sul computer. Ecco, quando stiamo guidando non tanto, perché già velocità extraurbane dall'altra parte non ci sentono molto bene, ma quando siamo in un ambiente silenzioso, magari nel nostro ufficio, in casa, abbiamo le mani, stiamo facendo la pasta, stiamo facendo altre cose, bene, riusciamo tranquillamente a fare una conversazione telefonica. In ambienti rumorosi invece questo è impossibile. Ho provato per strada, devo tenere l'orecchio tipo agente segreto, l'orologio tipo agente segreto all'orecchio, e poi parlare molto vicino al microfono che è messo lì vicino al polso. Questa è una funzione comunque che mi è piaciuta veramente tanto. Altre funzioni che mi sono piaciute tanto: il controllo della musica, la possibilità di modificare le impostazioni del telefono, il meteo. Non mi sono piaciute tantissimo le impostazioni, quantomeno le informazioni di notifica, perché le notifiche sono quantomeno parziali, non vedo proprio tutto il corpo del messaggio, non posso rispondere soprattutto.
e invece la parte che è un po' più mi ha deluso è quella relativa al fitness. Prima di tutto il sonno non viene monitorato molto bene, vedete, dice che sono andato a letto alle 23.05, sono stato sveglio da mezzanotte, dalla 1.05 alle 3.52, cosa assolutamente non vera, mi sono svegliato alle 6.26, non vero, mi sono svegliato intorno alle 7, insomma un monitoraggio del sonno veramente poco preciso. Per quanto riguarda i passi invece ho notato che sono molto precisi, più precisi di Fitbit e di Garmin che ho qua al polso. Una per esempio segna 5.555 passi, l'altra segna 5.008 e qua siamo a 5.755, quindi oggi è una giornata un po' particolare perché sono stato in ufficio, si è ripreso a lavorare, giornata sedentaria, ma quando l'ho usato facendo tanti passi ho notato che la Sony è stata molto più precisa delle altre due band che ho avuto al polso. In più l'iFlog, che vedete ci dà il log di tutto quello che abbiamo fatto durante il giorno con lo smartphone, guardate quante cose ho fatto oggi, tra l'altro ci dice anche i percorsi che abbiamo fatto, dove siamo stati nei vari punti, nei vari giorni. Questo è comodo per tenere un diario di quello che facciamo nelle varie giornate, però le calorie le visualizziamo solamente sull'applicazione e non abbiamo un link con applicazioni che ci aiutano a tenere sotto controllo la nostra alimentazione, penso soprattutto a MyFitnessPal, però devo dire che Sony ha aperto le API di questa applicazione e probabilmente presto vedremo anche questo genere di interazione. Insomma, questa band mi è piaciuta, però è più una smart band che una fitness band, fondamentalmente perché monitora abbastanza male il sonno, automatico, non si può inserire manualmente il sonno e soprattutto dura molto poco la batteria, quindi ogni due giorni e mezzo bisogna caricarla e questo è un po' fastidioso per chi vuole monitorare 24 ore su 24 il proprio stile di vita. Invece l'ho trovata molto comoda come band viva voce, soprattutto perché è abbinabile a tutti gli smartphone Android e anche come smart band perché ci sono delle applicazioni interessanti, soprattutto quella per trovare il telefono, quella per la chiamata preferita e soprattutto io ho trovato veramente molto interessante l'applicazione per, adesso l'ho disinstallata, per le note vocali che vanno a sincronizzarsi direttamente con Evernote. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.